Dovevamo andare in scena in villa, ma è successo qualcosa e quindi l'abbiamo spostato. Per Non avete fortuna più oggi il qua. tempo ci ha aiutato. Perché di nuovo Miseria e Nobiltà? Forse qualcuno già l'ha visto quando l'abbiamo fatto nel 2014. Lo abbiamo rimesso in scena perché a gennaio scorso siamo andati in scena al Teatro Giordano. E, purtroppo preparare uno spettacolo c'è molto impegno da parte di tutti, soprattutto di coloro che ha famiglia, che ha impegni di lavoro, e quindi si richiede sempre la presenza per fare gli spettacoli. I nostri spettacoli sono semplici, sono popolari e sono soprattutto in modalità vernacolo, modalità dialettale. E che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che lo spettacolo lo facciamo noi di persona, cioè ci prepariamo tramite un canovaccio, un copione e lo portiamo in scena, soprattutto in lingua dialettale. Ora noi faremo Miseria e Nobiltà e sicuramente voi lo conoscete perché avrete sicuramente visto un film di Totò del 54 e quindi conoscete tutto lo spettacolo fatto da Totò, ma il copione è leggermente diverso e noi l'abbiamo anche riadattato cambiando alcune figure da maschio a femmina, eccetera, eccetera. Però vorrevo innanzitutto fare dei ringraziamenti prima di iniziare. Allora, innanzitutto ringraziamo Don Angelo che ha dato la disponibilità e la possibilità di fare lo spettacolo qui davanti alla chiesa, dandoci anche la possibilità di utilizzare lo spazio che normalmente utilizza lui. E ringrazio l'amministrazione comunale, e noi abbiamo anche un'attrice dell'amministrazione comunale. E ringrazio tutte le famiglie che fanno parte degli attori, perché hanno supportato e sopportato, ecco, sopportato soprattutto gli attori. Ma un ringraziamento speciale lo vorrei fare a Peppino La Salandra, perché Peppino La Salandra è stato quello che mi ha dato la spinta. Vieni Peppino, vieni. È stato quello che mi ha dato la spinta. Tutti i giorni mi diceva: no, Peppino, Aldo lo dobbiamo fare, Aldo lo dobbiamo fare, anche se molte volte c'erano dei grossi problemi. Lui mi ha dato la forza di andare avanti, i ragazzi idem, e per fortuna oggi concludiamo questa rassegna teatrale che è iniziata già dall'inizio dell'estate. Peppino, sei pronto? Loro sono pronti, noi siamo pronti. Bene, mettete in modalità aerea i vostri telefoni che partiamo e voliamo. Ce ne andiamo? Ci provano. Grazie.
figlia mia. E che potimo fare? Mi chiami un corto, vedete da così. Ma di che potimo fare? Se una volta che qui tu rubusciuto da tanto, e non scansa fatica, però mo caso calcio, ho fatto qua sta sistema, tanto che chiede e tanto che qui bello giovane di Don Felice. A proposito di Don Felice, che c'è la migliera, quella signora migliera? Ma la migliera? La migliera di Don Felice. La migliaia, la compagna, quella migliaia, povera te. Comunque, di cielo, che se facessi fatto soi, eh? E perché, perché? Mamma, perché? Tu c'è un giovino, che mi vuole a me. Aspetta la finestra e passiamo sì. Guarda, passiamo guarda. Ha giù visto. E tu guarda a me, e guarda a te ci siamo innamorati, mamma. Si è rotto l'astro. E comunque, ha detto la donna Lucella, ha detto... Non ti mettere alla finestra, che è per brutto. Tente, sento che vuoi, sì. Ma ora volevo vedere. Ma mi tu un po', che mi dà conto pure i fessi, che vuoi. Parlando. Come c'è? Ma passato proprio non vuoi. Siete gente super e disperata. A credenza con la lingua porta. Visi, sembra che tu spirito di noi, però, Ma sindono pecca a questo. Da me che volete? E mica che ce la gioco a voi. Io ce la gioco qui di pizze di lingua nella marete, ma. Che mi ha fatto qua, mi zabbo in questa situazione, mi zassi quattro pozzini e morto da fare. Ma sindono pecca. Ma che oggi ti alzate con la sosta, donna Luisa? La si alzate con la... Calma, poi da come parla, Che qua siamo cristiani per baino. Che vuoi dire? Ma questa qua stasera con la busca. Do. Ma vi trupi. Che ti ne da dici? Che ti dà? Fammi sentire. Che volesse dire, mo? Che mamma me ne avesse da qua, che avesse arrangiato i fiori e me ne avesse... capite proprio buono, donna Luise. Siamo convinti. E così, se no, vedete chi ti quattro pezzi ricchi che avevano trovato. Facci tu squadra. Mamma, io un po' chi che ha già stasera. Ah, sì, due qua. Donna Conce. Non tanto, perché papà ha messo la firma, ha fatto contratto. Del cielo. Mi pare giusto, il paparino ha messo la firma. Forse sì. E fammi sentire un po'. E perché non ci ha asciutato tanto, a fare la garanta, che Don Giacchino? E perché marito? Intanto, asciutto, marito, ma felice. Di pizza di lingua di mocalangappa, ma che l'ho già combinato qui? Che asciuta a fare da garante. E mo? Mo non c'è che una tanza cinque. Beh, e allora? E che si trova andando lui, mo? 5 mesi. Sì? E chi ce l'ha da dama si fa? Nino! Manca una volta. No. Manca una volta, sì. E mo che volessi dire? Mo volessi fare fuori a me sopra di me? Beh? E bella. Immagino già un bagnetto. Nanillo con turchè. Turche! Che basta di hot! Chi ne è Jade? E dove è Nesh? Sembra la mia con Turche! Che scassamento! Perché volete da me? Che è una sorta? E se mi avessi sposato pure di noi, signorina? Mamma, mo la zappata a me, la sì! La slaiena, la denna denzi, piglia meglio! Tu, ad acconta a me, non a che hai fatto solo, soprattutto sturnarelli, san! Donna Concia, sta zitto. Parlo come a parlare. Sì. Perché hai fatto mi socchio. E mo se non stai zitto, io mo te levo da nanza. Tu. Ma senti un po', chi è che ha da nanza? Tu a chi hai? A te. Tu. Ma senti un po' che a qua. Venga qua, e che mi fai paura di te, Che mi fai paura di te? E vi. Mi fai una lunga in mano, sta a ingrabbucciare. Sta a sentire, ma fai malamente. A me sei ingrabbucciato. Sì, signor. Ma di nuovo che è questo qua? Parlo tu, che non scarpo di chi scarperò. Mamma, come è? Non faccio scarpo di chi scarperò. Ma che a me, la strada di moto ha detto che è una sorta di zen. Un zen, che ci scarpo di se ballerina. Sì. Sì, certo, lo zio fa gli affari con le ballerine. E allora? E allora? Con Gè? Sì, ui, mamma, mi hai fatto un sulfano, ma ricordo manco come ti chiami. Stato gente, che se no non me la capo, ti spero sta, sai, Tu a me ne spero. Sì, e vieni qua, si va, vieni qua. Sta sotto, Basta.
Io non vado a sta bando la pace qua. Ma pure qua sta. Avete pronto? Avete pronto? Possibile che la matema già sta sempre con colpo da mente da corpo. Ma è normale secondo voi? Ma Mulisse fa morire da gocci? Non sa, cioè, se è normale. Poi c'è sempre il problema del campanello, eh? E nessuno va ad aprire. E quindi? Com'è che sta a fare? Ma apri la porta! Voi stite a fare casini qua. Dissi pure di aprire. Qua potrebbe essere pure la fortuna che bussa. Se no, qua può essere voce. A me non sta dentro. Da un luogo le scappate la fortuna, giusto qua davanti. Hai visto? Non è nessuno. A me ho sta dentro. Ya, pupei, ma c'è il catrino che fa. Da bene, che è meglio, da fai servizi. Che è meglio. Ma? Pasqualino? Chi è? Oi, Feli. Chi era la porta? Chi era? Nessuno. Chi era la porta? Tu poi hai sentito che hanno bussato, però non te calzi, manca tu. Stava tanta bella a dormire. Sopra qui da litto tutta tavola. Guarda, sei da molla. Pasqua, aiuta a mettere la manca. Bella, bella, siete firme, però ti aiuto, A posto. Ah, ce l'avete un mese fa, stava stendendo un po', qui. Feli, mi sa che sei tu che ingrassate un po'. A posto, E allora, Steve Adesh, chi era alla porta? Nessuno. Quella gente prima bussa e poi se ne va. E che pretendivi? Che prima se ne va e poi tu se l'ave? Comunque, va bene. Qua la mattina fanno sempre così. Pasqua, con i mestieri che abbiamo noi, tu sei nato scrivano, io sono nato fotografo. Che mi fa? Che mi fa? E quindi? Che io sono nato fotografo? È questo il problema, che non dovevi nascere proprio. Grazie. Ma mo ci sei e te teni. Ti ringrazio, ma sindaco, comunque. Papà, c'è un signore qua fuori che vuole scrivere una lettera. Un signore che vuole scrivere una lettera, sindaco un po', che hai visto la fortuna che ci ha venuto a trovare. Allora, papà, sindaco a me, appena tu Cristiano si assetta, tu vuoi ordinare una bella pazzetta che oggi si mangia. Va bene, papà, ora vado. Grazie a te. Chi l'aveva sta dice stamattina? Metti la numero 2. Permesso? Prego, prego. Posso entrare? Prego, si accomodi. Vedi. Pasqua, vedi che faccio, vedi. È l'ultimo tipo. Tanto l'hanno trovato. Lei... E lei lo fotografo? Lo scrivano? Ce lo faccio dallo scrivano io? No. Io sono fotografo, faccio le foto. Vuoi fare una foto? No, foto non ne voglio fare. Chi è lo scrivano? So io lo scrivano. Ma cominciamo a buon, manca la penna che conosci. Va bene. Prego, posso si accomodi. Pasqua, vedi. Lei è ignorante? Sì, se sfuma sì. Lei è ignorante? Sì. E viva l'ignoranza! Viva l'ignoranza! E sei dei figli, li mandano alla scuola. Falli sguazzare nell'ignoranza. Non compare, i figli non ne tengo. Tengo solo un compare nipote. Un compare nipote? Sì, è proprio esse che devo scrivere la lettera di carta. La lettera di carta, e come la volemmo scrivere? De firra, sta lettera. Forse può marmo, di là. Da marmo? Di marmo. Si t'hanno messo pure la musichetta, sì, troppo casi ignorante. Bene, ma allora la lettera devi scrivere così. La lettera. Turnarella lì. Aspetta, già partivo. Fammi sentire, quanti anni tenne sto cumbaro nipote? Quanti anni tenne sto cumbaro nipote? E che c'entra poi quanti anni che tenne? Scusa. Lei è ignorante e faccia l'ignorante. Io sono lo scrivano e faccio le domande. Quanti anni tenne cumbaro nipote? E quanti anni tenne? Tenne 45 anni, avanti. 45 anni. La tengo qua, qui. Togli la musica. Una bella lettera, vedi? Pronta, vedi? Questa l'ho scritta 3 anni fa, a uno che teneva 42 anni. 42 e 3, 45, ti? No, non compai, la lettera nuova già scrivo, la lettera nuova di carta. Com'è la lettera nuova di carta? Noi la facciamo per te, per farti risparmiare, se tu ce l'hai presa, aumenta tutto, qua, piglia la lettera, sin da me. No, non compai, io già scrivo la lettera nuova. E che patusta, scriviamo la lettera nuova. Tanto lui deve pagare. Ma Dici. Dico. Stavo dicendo prima. Sturnarella lì. Sturnarella lì. Sinti un po' che si può pure lì. Non conosce la penna e se fa lì. Sta bene. Sturnarella. Caro compare nipote Giuseppe. Caro,
cara compare nipote Giuseppe. A stunarella Stoke facendo la vita dello signore. Bella Stoke. 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 Che è sto Stoke? Stoke. Stoke, andò l'hai sentito? Ma Stoke. Stoke, Pasqua, mi hai sentito Stoke. Voce del verbo stocere. Stocere. Stoke. Che Stoke? No, Stoke, sto. Sto. Che sto? Sto, sto, sto. 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 E sto. E dice Stoke. Sto e no Stoke. E mi faccio scrivere. Mi faccio scrivere Stoke. Sto. Oh. Alla sera me ne vado a Lucina. Ma... Oh, pago sempre io, eh? Sta bene. Peppiniello, quelle pizze diventano due. E me ne esco quando chiote. Me ne esco quando chiote. 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 E chiote. Pasqua, chiote. Mi sentite chiote? Vuoi scrivere chiote? C'è il verbo chiotere. 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 Tu tutti i verbi sa. Chiote. 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 Chi è che è chiote? È chiote, 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 chiote la porta. Prima chioteva, prima chioteva, ma scambata. Che chiote? La porta. Chiote la porta. Chiote la porta. Ah, chiude. E beh, chiude. Chiude, ma faccio scrivere chiote, ma faccio scrivere sta lettera tutta pasticcia. C'è una miseria, ma E che stai chiudendo il chiostro qua? Chiude, chiude. Poi, compà, ho vestito la giacca pagati. No, paesa, sin da me, stringi un po' questa lettera, sennò ti costa nucchi e tre dinte. E va bene. E allora scrive... Che l'inchiostro arriva dalla Rossi, va. Mandami un po' di soldi, perché sto scrivendo la lettera e non tengo manca una lira per pagare lo scrivano che sto scrivendo in questo momento. E poi? E poi ci mette salute. E pond. Salute e pond. Eh sì. Salute e pond. Sì. Ma quello salute e pond. Quello salute e pond. Oh. E se farà in testa. Oh, ma che la ma e se farà in testa. So. Stock, chiote. Fino a dinta che se ci verrà una spot. Pasqua. Stock, chiote. Che chiote. È una cosa incredibile. Io non lo so. Alla gente che lavora questi vengono a sfottere. E io non lo so. Fammi sistemare un po' il calzone qua. Ehi. Papà, ehi. Dammi i soldi. I soldi? Che mai fai i soldi? Pasqua, tieni i soldi tu? No. Niente. Sì. Ma che... Ah, questa ha portato la neccia alla miseria. Pazzetto. Nata vuoi. Allora, sin da me, papani. Senza che io rumane nei tipi di un tuo paese, pigli sta lettera. Che qui non ha voluto. E portaci a comprare Michele. Qui ti dice dei lire. Pigli sti dei lire e va per chi pazzetto, di. Ok. Ah. Annetta la miseria, pure i tipi, da pure i tipi. Stiamo a buono prima. Navasti che ti vedo niente. Pasqua, mi sa che ci tocca che ce n'ha mai, che ci ma guadagna la giornata. Che qua non si guadagna niente. No. Ehi, andavo per tutto ieri, per giù. Stata maggiore, da andava su. Questa è nata. Comba giù, da come parlo. Che è successo? Qua chi ha da chi ha, sembra la festa vostra, per cosa? Ehi, non guardare sempre a me perché io non mi lavo. Oh, bella roba. Io sinceramente qualche volta mi lavo pure, anche perché gli sporcaccioni, non tanto li digerisco. No. E a proposito di digerire, Felì, dammi una cosa da soldi che già ci ha fatto la spesa. Che ha cattato il bicarbonato che digerisce? Ha fatto l'acido, ha viscato in l'acidità sempre... Felì. Dammi soldi, muuto. Non ti preoccupare, mo usciamo io a Pasquale, guadagniamo due lire, ma fa noi la spesa. A che andava a conosci a te? Tu mo che soldi, devi spendere per il FM, dammi soldi. A donne. E noi andiamo a donne, Pasquale. No, lui lo sa dove andiamo noi, lui lo sa. Non fare il finto tonto, io parlo di quella di sotto. Quella di sotto? E che sotto a noi c'è una femmina, Pasquale, via. Controllo bu. Non ce ne stanno, Luisa. Felice. Non fare il cascamorto. Luise, io se casco morto dalla fame. E lui lo sa. Pasqua, i macini, Io so tutto. Fammi pagliare gli strumenti qua. Sì, donna Luise, fatica io. Sai tu a che ne l'acqua. Non ci penso proprio. Beh, io, vedi chi sa te va a muovo, donna Luise, lascio sto puntaggio, va che ne l'acqua. Non ci vedo. E donna Luise, avete poi. Non ci dite, che io non ci vedo. Ehi, non ci vedo. Non ci vedo, c'è l'ascito. Ascito. Io metto qua un secchio e la mia vedi tu? Venendo fa un padrone del caso! Ma mettiamo su qua! È permesso? Prego, prego! Buongiorno! Buongiorno! Prego! Prego! Lei se ne va? Certo! Buongiorno! Si capisce! Donna Concetta, buongiorno! Buongiorno! Ci sta Don Pasquale? Perché se vi vedete? No, non ci sta! E allora?
allora non ci scoccio. E quindi? E quindi qua, abiti pure Don Felice, non è che c'è scritto Don Pasquale. E chiama Don Felice. Don Felice. E giusto ci manchetti. E ci sta anche Don Felice, ogni no. Volta che vengo ci sta minisciuto. E allora che parla a fare? Non danza di tipo, ti scappa. Comunque che io mi aspetto, mi assetto qui aspetto. E non mi muovo, perché qua mi assuta prima un fatto. Chi si sono fatto carico al volumine? Assettato? Stava assettato già. A proposito, donna Conge. Ieri avanza 5 mesi. Oggi parlato con la Fugata. E sti fatto. Attendere un po'. Oggi parlato con la Fugata. Qua ci sta la prima udienza, seconda udienza, poi c'è il pignoramento, sì. Poi c'è il seguè. Che chio? Poi c'è il seguè e che ma su questa acqua di felice, qua di. Pure una cosa bomba. Comunque da qua mamma, ma aspetta che viene Don Pasquale. E che mi ha già detto? Stiti qua. Pupè! Ah mamma, va a mettere la calore, che muovo che fa qui di servizio, Don Gioacchino, permettete una parola? Prego, prego, trovo prego. L'agenzia prego. Aperta che già fa un servizio. Ma la vita un po', chi mi sta a dicermi? Io ci ho già fatto la chiesa, sti quattro desperati qua. E l'affetto a me chi mi ha dato, ragazzi? Sono 5 mesi, sono 5 mesi, che non mi pagano, 5 mesi. Stanno arretrati, io qua aspetto. Don Gioacchino? Oui. Ehi, ma voi capite se trovo l'agenzia aperta? Voi facete come se fosse a casa vostra. Qua sto che a casa, donna Conge, facci male a me, no? A come si dice? A credenza e la lingua. Ehi, ma che è stato buono, stato buono. Mannaggia la miseria, mi avete un po'. Ma chi me l'aveva detto? Qui da dietro non ce l'ho affettato la chiesa, che se non ce l'ho affettato. Sono 5 mesi e non mi paga. E permesso? E permesso, bellezza mia, bellezza mia! Uè, Don Luigino, Don buongiorno. Don Gioacchino, e voi che ci fate? Che qua? Ci fa? Qua è casa mia, Don Luigino, che ci fate voi qua? Che ci fate? Don Gioacchino, da quanto tempo non ci vediamo? Io ve lo dico, ve lo dico perché sto qua. Io sto qua perché c'è... Però, Don Gioacchino, non dovete dire niente a nessuno. No, perché? Specialmente a mamma. Voi conoscete mamma? A mamma dove? E chi la conosce mamma? Mamma è un periodo che ho preso 1500 lire dalla scrivania. Ho preso? Hai rubato 1500 Ho preso perché poi mi fa fare pace mia sorella e poi mi riprende un'altra volta. E su sembra rubato. E non le ho più. E adesso non ne ho più. E mo sta sempre in urto con me, Don Gioacchino. E te fatto scontro che manca? Sta sempre in urto. Lei da quando ha avuto l'eredità? Lei faceva la cuoca per il barone inglese e ha avuto l'eredità e ha detto che devo sposare una donna di alto rango. E ti ha sposato Pupella. Pupella, una vera Pupella, bellezza mia. Bellezza. E io per lei farei qualsiasi cosa. Però Gemma, mia sorella, che fa la ballerina, voi la conoscete Gemma? A Gemma, la ballerina, ecco, la prima ballerina. Conoscono tutti quanti a Gemma. Certo. La prima ballerina del teatro di Stornarello, voi la conoscete? Certo che la conosco, a Gemma, la conoscono tutti. Lei mi fa fare pace che mamma, e poi prendo altre 1500 lire. Questo sembra rubato, sembra rubato. Ma io dico molte volte, mia madre ha avuto l'eredità, mia sorella è la prima ballerina. Ma di sti soldi che fanno? Ma perché li danno a me? Don Gioacchino! Mamma! Ha già visto la calla? Don Gioacchino, mamma! Abbassuto, non lo so, abbassuto! Eccomi qua, mamma mia! Bellezza mia! Chi mi aveva detto? Tutto sì, ma avete venuto! Ma che sei proprio un po' che la volta, venite! Ma che ti sei spaventato? Io me ne vado, scusa! No, per carità, state qua! Io si sapevo mi avessi sistemato! È giusto, bellezza mia, ma tu stai sempre bene, pupella mia. Ma perché tieni quelle mani? Fammi baciare uno. Don Gioacchino, non tengo niente, Don Luigi, non tengo niente. Se vuoi mettere che viene mamma e papà, se dico che voglio che ti possa far baciare, ti faccio baciare. È giusto, bellezza mia, tu parli sempre bene, parli. Ma io ti vedo sta faccia bianca. Ma perché? Fosse l'amore che tiene per me! Quella della fama! Quella della pella amica bianca, i cristiani dicono che sono malati, ma quindi non è vero la pella bianca. È vero, Don Gioacchino? Sì, a me mi sta a dire. Don Gioacchino, di. Permettete. Di, Don Luigi, di. Don Gioacchino, ma in questa casa, pupella mia, mangio o non mangio? Don Luigi, quasi muore di fame! E
ma meno male che sono venuto io. Pupella mia, da sta bella ciotta ciotta che ci dobbiamo sposare. Ma io ma non tengo manco una lì. Ma che si trova, scusa. A me mo dico. Ma Don Gioacchino, ma io c'ho credito dappertutto i ristoranti di Stornarella. Basta che io dica, paga mamma! E mi portano carne, pollo, pesce, perché pupella mia. Ma la metto in carne, pupella. C'è da sta bella ciotta ciotta, Don Gioacchino, per questo andavi subito. Don Gioacchino. Didi. Ma la mamma, dove sta la mamma? Don lo so, Gioacchino. È uscita, aiuta a fare un servizio, ti chiamo con lei, perché ne sei? Perché io aspetto che Don Pasquale che mi andava a pagare. Oh, la madre è uscita, non lo so. Oh, capaino, vedi che dici. Don Gioacchino, ma perché dovete avere qualche cosa? Sono 5 mesi, avanza 5 mesi, Don Luigi, qua non paghi ne più, chiesto. Non lo Don so, Io devo parlare con la mamma assolutamente, perché mi deve assicurare, lei è Don Pasquale, che la figlia, pupella mia, la voglio sposare. Sì, che è venuta la mamma, Luigi. Mamma, che fate? Che hai fatto? Che non mi vedi? Sin da me, che mi vuoi che mi metto a buona parola, chissà che non è un matrimonio. E salve, mi fatta meglio, hai fatta tu. Ma Don Gioacchino, ma va. Scritto fuori. Donna Concetta. Buongiorno, che hai fatto? Che ci fate? È venuto, che cosa? E tu sembra chiuso. Già. Isse, tu sembra chiuso. Sì, mo ti dico una cosa. Qua sta c'è Don Luigi. Che sono innamorato di Pupella. Ma lo sai che mi fa? Io mi metto la buona parola. Dite un po' che accompagnare, almeno se sta mi fate tu, gli hai fatto me. A me lo sta dicendo. Ma vuoi che chiamare? Don Luigino? Don Luigi? Don Gioacchino? Vedi che ci parlate che Donna Concetta, è tutto a posto. Ma va e vedi che la fa. Chissà se sta mi fate stasera, grazie, almeno ci vengo più. Grazie, bellezza mia, e i soldi. Sì, mia donna Concetta e... Bellezza mia! Se sono venuti in questa... In questa casa. E per assicurare, la prima mi sono già assicurato, la seconda, che pupella bellezza mia, la voglio sposare. Ma no, come mai? E poi? La voglio sposare, bellezza mia. Ma vedi, mica che sono sorta. E poi? Mi date il consenso? No, guagliò. Calmo. A me questa volta convinzione nel parlare mi fa china di gioia e condoglianze. Però io, come mamma, non potrebbe essi darvi una risposta concisa. Perché dovete aspettare pure la risposta del suo generatore. Sì, c'è cioè, correndo. L'attano. Che mo non ci sta. Però io vi posso dire una cosa, che la ragazza qua teneva una corriera di robe, una corriera, sì. Che però per le troppe disgrazie capitanate a Lattano, come dicevo, mo' non tiene più niente. Se ne è scritto lucchi che chiagna, come la vedete? A così ve la pagliate, che non è un'anza, è una right. Però, in questo caso non troverete altro che buone viscere e dissonore. Tiè! Giù da bau! Ehi, ne risolto! Giù da bau! Don Gioacchino! Ma che parlate! Qua parlava un abuso, hai fatto che non si fanno, ne risolto! È sempre da stima, Don Luigi! Don Gioacchino, ma io non gli capite niente! Tu, a venire lì! È bellezza mia! Io non voglio niente, non voglio niente, io voglio solo la fanciulla che io volessi sposare. Allora eventualmente tornerò quando vi c'è Don Pasquale. Sta bene, venite qua nel gran. Va bene? Gran. Don Gioacchino, andiamo. Don Gioacchino, ma voi dovete avere qualcosa. Sono 5 mesi che già avevo, ma andiamo a pagare, se no gli caccio. Don Gioacchino, me la vedo io.
Te la vedi tu? Me la vedo io! Don 5 Luigi, metri! 5 metri! Qua la mano, Don Luigi, mi fido di te, Don Luigi! Io dico due sulla parola! Sulla parola! Dico una parola! Paga mamma! Paga mamma! Anzi, non è che tu vai a rubare, è la stessa, bastiamo dei soldi! Ma c'è! Allora, andiamo, Don Gioacchì! Ci vediamo, Donna Concè, quando verrà Don Pasquale! Va bene, stato bene. Cioè, ma è? Allora, io me ne vado, ci vediamo la settimana prossima. E poi dici che aspetta Marino. Ci vediamo il mese prossimo. Ci vediamo fra due mesi. Ci vediamo l'anno prossimo. Sai che signor Rubio, non ci vediamo più, ma me ne vado. Finalmente! L'ha capito la canzone! Donna Concè, buon appetito! Ma dove ti trovare questo campione? Passate pure a scuola! Ma mi tengo fa! Tutti in da sta cosa! Mi tengo fa, mamma! Oh, madonna! È sempre la stessa musica! Sempre la stessa musica! Ce la faccio più. Tu avete chiuso senso. E mo chi hai? Chi hai? Oh, hanno suonato la capa. Oh, ma perché non ma non ce la faccio. Ma è che a me che sei giovane tu. Ma io tengo fame. Non ci pensano. La vita presta papà. Porto, no? Alla buona! Questa è sempre fame, dai! E ritrovato, che ha portato? Che ha portato? Volai, ha portato! Da stamattina con Nanzi e Drai, Nanzi e Cricomo, avesse una dice, mi fai una foto! Come se non ti conoscessi! La fatica si chiama cocozze, non mangozze, non mangozze! Ehi, ti ha già detto, parla come se dai, eh? Insomma, alzi tacchi, me ne vuoi, che questo ancora mo già venne! Poi tu, vedendo che io non venivo, non potevo preparare qualche cosa. E stavo giusto aspettando a te, che ti pensi che se te ne vado a mettere sopra la tavola? Non l'avessi già fatto? Ha già trovato a chiunque? Faccio morire pure i fessi. Voi sembra che stare sedina sottile, stare sedi sotto i baffi, eh? E beh? E quello è il problema, mi schiaccia da conto a voi. E certo che da conto a noi. E io avessi da conto a questi quattro disperati, quel morto di fuoco. Sentite un questo po'. Questo oggi mi gioco fake. Mi sa proprio di sì. Don Pasqua, parla pure, se no mo io quello che non ci faccio c'è un miliardo, tu fazzi a te, no? Ma posso mettere a fallire con la femmina? Perché non usasci? Mo si alza pure. Ma posso fare con la femmina? Avete un poco. Ma avete un poco a questo stamattina? Questo stava alzato proprio con la sua stamattina. Ma sono stamattina? Va bene, va. La porta. 48 qua. Io apri la porta. Peppanino. E Peppanino. Povero figlio, vabbè. Che ha da faccia? Che è successo, Peppanino? Niente. E che bene. Papà mi ha dato un pagliatone. Ti ha fatto pagliatone, papà? Pagliatone. E perché ti ha fatto pagliatone? Perché ho messo la lettera nella stessa tasca della pizzetta e si è sporcata di sugo. E il compare non l'ha più voluto. Va bene, papà ti ha fatto pagliatone. Non ti preoccupare, povero dai. Figlio. Che mi fa? Il papà sta nervoso, che qua stiamo sempre... Stiamo di show. E fa cos'è? Non ti preoccupare. Scritto un pro di calcio, ti avevo detto? Io ti avessi saluto da Nanza a te, che pizza di delinguente, pizza di qua, già so dove lo tenevi, e tu mo, vedi da trovare una fatica, e da conoscere da sta cosa, perché ne quando potevi chiudere la mano. E va bene, io me ne vado e vado dal compare, che almeno lui mi dà da mangiare. Ma insomma è modo di trattare un creatore, io non lo so se è normale. Ma scuola, è normale, è normale, perché ne figli a te, e lo. Beh, chi vuoi? Io ci vuoi. La porta. Va, passa. La porta, qua già lo vuoi quella porta. E qui tu non puoi mettere scarrupote, dai. Oi, fuori. Chi è? Qua stiamo tutti aspettando a te. Si va aspettare a me? E mangiate che io non tengo fuori. No, mangiate, che mi mangia? Stiamo aspettando a te perché... qualche cosa e mettemmelo Pasqua, che ha già buttato Pasqua da stamattina a fa Nanze e Dread sotto a qui di comune. Sì, siamo incontrati, spero ogni tanto. Avesse scritto una lettera, ma anche tu. Sanno imparato tutto mo a scrivere.
Evoluzione. A proposito, ma mica è venuto Pappanillo? Ha venuto il creatore, che l'hai fatta? Mi ha fatto arrabbiare oggi. Ma una lettera l'abbiamo mandato, quindi che ha fatto l'anguacqua di Duglio? L'ha detto, ma tu però c'è da pure i calci a questo creatore. Sono poco Duglio, andò sì, questo è nato. Chi l'ha lavato e chi l'ha ruggito? Sì, magari questo è la te. E qua si parla, ma non si mangia! Oh, Madonna! Non si mangia! Tieni fame, figlia mia! Tieni fame! Fame! E qua è tutta salute! Tutta salute! Che ma volevo fare? Che ne sai, tu me la dici? Tieni qualche cosa da pugnurare, se la tieni, non tengo più niente! O me la vedi che... Sa che colpa di geni che ha avuto! Un cappotto, dove stai? L'hanno pure annascannuto. Bella, bella. Questo l'hanno annascannuto con valore che tenevo. E gette i calzoni in testa casa i portoghesi. Ma adesso capisci, fatto. Sin da me, Fli. Di a me, di. Pili questo, e va l'agenzia. Aggiungi altre. Fa una cosa, fa dai soldi. Poi. Va un negozio e accatto un chilo di che? Facciamo di che? Di che? Di spaghetti, E mi raccomando, chiede di Marco, Se no desisti. Quindi chiede di Marco, perché sennò a me poi si mette il suo posto, mi digerisci. Pasqua tu con la fama catina, ti mangi pure il cordo da violoncello, Pasqua. Poi fa una cosa. Accatto un bel buatto pure di pelati. Da di Gail, una buatta? Mi raccomando, di Gail, di Gail tu. Di Gail, la signora ha detto due chili. Mi raccomando, se no desisti. Desisti. Lucchi a te. Poi, che volevo fare da contorno? La salsiccia. Sì, come sanno ordinare. Vabbè, allora va alla macelleria. Non prendiamo la salsiccia a cattedra, quella è già in tua banca. È già pronto, no? Fatti pigliare un pizzo di carne, tu fai macinare, ok? E poi tu fai vieni innanzi a te, quando facendo fregare, tu fai vieni, bel se no desisti. Poi che vuole impigliare più? Un po' che ti vedi, Pasqua, che te? Sì, se no zocca in canno. Va la candela, e piglia un bel 5 litri di vino, qui d'aereo, mi raccomando. Di nero di Troia. Bravo. Va bene il nero di Troia. Pasqua, ma non mi abbasso, come che hai? Certo. Poi, finito questo, volta a bacchino, accatto di bel Tuscanine. Che digerisci, una bella fumata. Dove ne mangiate la fumata ci vuole, che è giusto. E a lì, piace di le calette. Apposta, e poi pur tu resti. Giustamente. Certo. Ma... Pasqua, lì una curiosità, ma qua dentro che stai su palto di Napoleone? Che palto a Napoleone? Io capo sopra di me quando mangio sputato. Pasqua, io conosco qui di sopra. Si vede che devo putacare qui da stampata, ma pigli. E poi, Titi, non ci posso dire. Sono 15 giorni che c'è portato tu calzone, guidate che tengo. E ancora la c'è a spugnura. E manca che si mangia. Sì, figlia mia, cambi i dischi pure tu. Così, la porta. Mannaggia, ci si veia per questa porta. Va. Yeah. Almeno fa una cosa a Paolo, apre la porta. Ui, no. Signor Marchesino. Marchesino. Quale onore. Permesso? Come no, accomodatevi, prego, accomodatevi. Prendete una sedia a Marchesino. Accomodate. Oh, una sedia al Marchesino, scusate, Marchesino. Una sedia al Marchesino. Avasta. Basta, un apposta. Scusate, Marchesino. Scusatevi ancora. Accomodate, Marchesino. Quale onore nella nostra umile casa. Certo, voi siete abituati a stare... È una reggia, invece qui stiamo in una stalla. E qui stavo cioccio, Finisce pure tu. Allora, ditemi, Marchesi, come va? Tutto bene? Va bene. Vostro padre come sta? Mio padre sta bene. Sta bene? Va sempre presso la ballerina? Assolutamente sì. C'è avuto sempre quel vizietto. C'è il vizietto, sì. Soprattutto da quando è morta mia madre, allora... Quella madre morse. Morse? E che è morse?
Allora, scusate, Marchese, ditemi, ditemi. Qual onore, dicevo, nella nostra umile casa? Niente, Don Pasquale, io sono venuto... A proposito, avete consegnato quella lettera alla signorina Gemma? Oh, certo. Perfetto. Quindi sono venuto qui per chiedervi, ma posso parlare? Certo, certo, stiamo in famiglia, lui è un carissimo amico. Mi presento, mi presento. Felice Sciosciammocca. Sciosciammocca. Piacere, piacere. Oh, Pasqua. Pasqua! Già la vitrotti, sì, smola ma cattere, sì, sì. Scusate, Marchesi, no. Questi qua non so che fanno. Dunque, Don Pasqua, sono venuto per chiedervi un favore. A noi un favore? Un favore sì. A noi. Voi a noi. Pasqua, si ci ha venuto a chiedere una cosa da soldi, ci vengono un cazzo. Dicevate... Sì, voi conoscete la cuoca, Donna Caetana Marella? Come no? Oh, certo. Sì. Ecco, lei da quando ha ereditato... tutti quei soldi che gli hanno dato, in pratica chiede che se voglio sposare sua figlia Gemma devo portare i parenti. Quindi noi cosa c'entriamo? E noi i parenti a me non vogliono, quindi non riesco a sposarla. Allora sposatevi la cuoca. Sentite a me, una cuoca in famiglia fa sempre bene, Marchese, lascia perdi la cuoca. No. Vabbè, meglio, sì, vi spiego, voi dovete fare una finzione. No. Sì, sì, una finzione. Per esempio, Don Pasqua, voi potreste essere mio padre, Ottavio Favetti, il Marchese. Marchese. Sì. Ma l'avete visto? Marchese. Sì. Marietta Marchese. Per esempio, vostra moglie potrebbe essere la contessa del Pero, mia zia. La contessa. Sì. Ma l'avete visto? Ci vorrebbe un amico fidato, perché se no... Ma sta qua l'amico. C'è il mio amico. Ci siamo presentati in andare qui. Felice Sciosciammocca. Eppure fa Sciosciammocca. Sciosciammocca. Piacere. Dunque. Pasqua una da volta. Pasqua. Come Pasqua aiuto, ma Pasqua. Chi ne chiede? Venga. Assitto qua. Ui, pondapò. Eppure l'hanno bagliato mo'. Qui ci vuoi già apposta, è proprio a così. Dicevo. Io. No, aspetta, aspetta, perché c'è ancora il principe di Casador. Lei potrebbe fare il principe di Casador. Sì, sì. Dunque, lei farebbe il principe di Casador. Il marchese Ottavio e la contessa del Pero. Non ti preoccupare, il marchese è così gentile che trova una parte pure che te. Lui è un marchese di Favette, lei del Pero, giusto? Sì. E di Pumador, e tu fai la regina dell'uva. L'uva regina. No, no, comunque adesso che mi ricordo, sì, mia zia ha una figlia, in effetti è mia cugina. Sì, la contessina del Pero, potrebbe fare la contessina del Pero. Sei contento? La peretta. Sì, la peretta. La peretta. Dunque, Don Pasquale, io ne sarei ben felice e contento se voi fareste bene questa parte. Sì, perché se la fate bene sarete ricompensati enormemente. E comunque vi comunico che lì mangerete. Sì, e berrete. Sì, mangerete pesce, spaghetti, penne. Basta, Marchesi, mo ci fa fare l'indigestione. Abbiamo appena finito di mangiare. Il bigliettino ve lo consegno dopo, perché l'ho dimenticato. Quindi vi faccio sapere dove dovete andare domani mattina. Mi raccomando, mettete l'abito dalla festa, però. Marchesi, qui c'erebbe un problema. Perché a noi, come ce lo dite? A che si è, questo è Pasqua, Natale, Capodanno, tutti i feast, tutti i urni, che sto so, ue. Vabbè, allora domani mattina vi faccio portare i vestiti. Sta bene, pur dei maglietti di lana, Marca, facendo un po' freddo in da sta casa. Marca, sì, già cato trovo, quattro mutande di lana che marietti. Giusto, due mutande lunghe. Va bene, va bene, mi raccomando, di nobiltà. Sì, Albagia. Che serve? Albania. C'è malza all'alba, che vuol dire? No, Albagia, diciamo. Nobiltà. Nobiltà. Mi raccomando, dovete fare bene la vostra parte e sarete ricompensati. Bene. Io comunque adesso devo andare, perché ho delle cose da finire, quindi... Mi accompagno alla porta. Mi accompagnate, grazie. Prego. Grazie, io vado. Scusate.
Dite, dite. Il qui presente principe di Casadore. Sì. Non vi ha detto che c'è una moglie? La quale sarei io? Sì, è vero, avete ragione, signora, ma purtroppo dovete sapere che mia zia, la principessa di Casadore, è ammalata. Sì, è ammalata di petto e non può venire. Di petto, malattia di petto. E capace, Marchesin, torna alla casa e trova la zia morta. Vuoi fare la morta tu? Vuoi fare la morta? Marchesin, non la sentite, che piacere. Vabbè, io dovrei andare. Grazie, don Pasquale, ci vediamo. Buongiorno, Marchesin. Portatevi le magliette di lana. Le mutande lunghe. Così sono buona assente tutto quanto qua. Senti. Vedete della fabbona Satarandel? Perché maggio scucciato, tutti i cosmetici, e dopo passavate fino a voi. E andavi vai a Fenesci. E cosa che si faceva spugnurare? L'anillo con Turchina. Intanto, quando te la gente ti faceva piacere? Sì, mi faceva piacere, perché mi aveva dato a mangiare tutto quanto. Ma c'è da bene, c'è da bene, chi si morto lo fa, ma quando non hanno mai fatto niente dalla vita loro, e mo? Quindi che è il Condesse, Condesse, Marchese, il Prince, e io mi sono stata qua a fare la serva. Donna Fulia, donna Luise, mi scordo pure tanto che ti voglio fare, mi scordo pure come ti chiamo. A ognuno un so. A ognuno un so. Sì. Che a te, già quattro te. Sapisse andato te anche che? Sapisse? Come stiamo? Sì. Tu, come stiamo? Sì. Ma come stiamo? Non ci vengo perché non mi vado a lurdo dei mani. E fa meno, sto piacere di urtare la simonina qua! Sta lì! La vogliamo, la finiamo qua dentro! La vogliamo, la concludiamo! E che siamo qua? Guelfi e Ghibellini! Guelfi e Ghibellini! E che sono Ghibellino io? Assettate! E mettetevi l'untore dalla tavola, ancora sentite là dopo. Pasqua. Pasqua, chi secondo me ci frega, Pasqua? Non sa proprio di sì. Io voglio sapere la forza di fare lei, tanto la trovano. Non sa ciò. Chi si mangia la nascannuzza, secondo me? Quando arriviamo noi, poi ci sta niente. Felì, io sa solo una cosa. E qua si mangia solo pane e veleno si mangia in testa che... quello pane, solo veleno, andò sta giù pane. Mi sta provando. Mi manchi tra tutta. Sembra parlo tu. Thank you.
scusate, ho dimenticato il cappello. Prendete il cappello. Cappello. Come vai, sto cercando, uè. Prego. A proposito, vieni da sta casa, non ci vengo più. Ho fatti fatto tu. Qualche minuto di pausa per poter cambiare le scene.
Quando è che entro io? Quando è che la battuta mia che entro? Vedete un po' ruagliato, perché trovando poi un servitore che mangia. Ma dimmi una cosa, vieni qua. Tu a Michele, comunque no. Perché papà ha fatto compare a Michele, io sono comparello. Ah, e ti ha mandato qua? Sì, ha detto vai là in quella casa e parla con un certo Vincenzo, che mi ha costretto, per farmi lavorare. E va bene, Peppinello, so che è Vincenzo, ma fino a un certo punto. Mo te ne va. Domani torna e vediamo che potremo fare. Che ando voi che io sto morendo di fame. Ma scusa, ma tu tieni mamma e papà? Li tengo, ma è come se non li tenessi. E perché? Perché stanno più disperati di me. Ah, e vabbè. Peppinino, preoccupante, sto che pensa a te. Il nostro mappo, che porto? Un vestito da servitore che mi ha regalato con padre. Ah, e vabbè. Ma dica la padrona che questi miei figli a me. O vuoi, o non vuoi, la piaga fa. Sì, Peppinino. Se tu vuoi rimanere in questa casa a fare servitore, hai detto che io sono padre a te. Se la patrona ti domanda, Vincenzo, che te? Tu hai a rispondere, Vincenzo, mio padre a me. Vince, io ti posso chiamare pure mamma, basta che mi fa mangiare. Tu sei una bestia, tu non hai vicini. La patrona, dammi questi fiori, mo, mannaggia, vedi che giornata. Mannaggia! Vince, tu sta qua! Che succede? Fammi un piacere, vai a mettere questi fiori davanti alla camera della signorina Gemma. Vai là. Che vai giornata, là, che vai giornata! Là. Forza servitù! Vince, hai visto quei bei fiori che ho preso la manè? Ho visto. Tutte rose e camelie, ma quando l'aggio pagate, Peppi Gevingè? Le cose belle si pagano. L'ho pagate più di 5 lire l'una, ma... E poi, oggi è la cola festa della figlia mia, e poi a me che mi rimborta? Guarda la menene, si guadagna da fa la bella rete, se li guadagna coi piedi suoi. Ma che tu ci da fa, signor? La signorina mi pareva un cigno. E che è successo ieri sera al teatro? Un successo negli applausi! Mezz'ora di applausi, Vince! Lo so, l'ho visto. E se la vedeva? La buon'anima di Peppino, il marito mio, come va a essere contento? Tutti, signor, quei fiori, perché l'abbiamo messo là? Perché l'ho messo davanti alla stanza di Gemma, che quando viene trova la bella sorpresa. Ma mo... Andiamo a vedere questi fiori che li ha portati, Vince. Andiamo a vedere quest'altro. Ci stanno i biglietti. Vince, fammi piacere. Leggi tu, che mo stanno appannando l'occhiale. È una parola. Sì. Alfredo del Cane, baron di Terranova. I baroni, si capisce, i nobili, ma da chi state? Vieni. Te, leggi pure questo, Il signor Bebè. Bebè. Quello è un vecchio che so 3-4 volte che viene qua. Ma lui se la vuole sposare? La vuole sposare e dice, c'è bene. Mi farebbe pure piacere, perché quello è nobile,
ma è la famiglia che non vuole, perché noi non siamo nobili. Ma io gliel'ho detto che tu, bebè, se non porti la famiglia, io non acconsento. E che ha detto? Che ha detto? Che non lo sai, i nobili come sono? Sono fastidiosi, si sentono superiori. E beh, e voi non siete nobile? È certo che sono nobile. E a questo proposito, Vincenzo, tu non mi devi chiamare signora, tu mi devi chiamare col titolo Signora Eccellenza. Va bene. Allora, Vince, io mo me ne devo andare, che devo andare a preparare, che c'è un sacco di cose. Signora Eccellenza. Che c'è? Gli devo dire una parola. Che c'è, Vince? Pippiniello, fatta avanti e saluto la signora. Buonanotte, Eccellenza. Buongiorno, mo chi è sto credo? Questo mio figlio a me. Ti è figlio? E non sa c'è un trovato ne. Niente di meno, tu c'hai un figlio. Se lei, signora Eccellenza, me lo può stare con me, vi serve pure lui e le date una cusarella da mangiare. Vince, che ti posso dire, però sto creatore, vedi come sto ciucumbanato. Ci vuole pure un vestito da servitore. Non c'è problema, signora Eccellenza, l'ha già fatto lo stesso, tieni dentro qua. Va bene, allora, Peppiniello, sentimi a me, qua il lavoro è semplice. Io ti do poche semplici istruzioni. Vieni qua. Vince, qua sta il campanello. Stamattina c'ho la testa. Allora, vedi, questo è il campanello. Quando io suono una volta, tu non ti devi muovere. Deve venire la cameriera personale di Gemma, mia figlia. Quando suono due volte, tu non ti devi muovere. Deve venire tuo padre. Quando suono una, due, tre volte, Anna, a venire tu. Hai capito, Peppinè? Sì, signora. E va bene. Va bene, eccellente, non ti preoccupare, uaglione, insiste. Andiamo, andiamo. Vincenzo, mio padre. Andiamo, andiamo. Vincenzo, del padre. Ci capite che insiste, ma io non sono mica padre, sorda. Tra la la lero, tra la la la. Chi è? Buongiorno, se disturbo torno un'altra volta. No, voi ci fate sempre un loro piacere. Accomodatevi, accomodatevi, prego. Grazie. Beh, come va? Bene, signor Bebè. A voi piuttosto, vi vedo sempre bello allegro. Bell'arzillo! Cosa vuole? È la mia indole. Ma quanti bei fiori! Che non lo sapete! E oggi è l'anno, è il compleanno di mia figlia, l'anno avversario! che ci dare? L'anniversario vorrebbe dire. Io che ho detto, l'anno avversario di mia figlia, oggi fa 18 anni. Ah, 18 anni, che bella età! L'età dei fiori, l'età della gioia, dell'amore. Ma noi abbiamo passato quei tempi, già l'età della gioia, dei fiori, dell'amore, don Bebè. Ma la signorina Gemma? No, è veramente uscita con la cameriera a fare una passeggiata, ma quella mo torna, non vi preoccupate. Se non disturbo vorrei aspettarla, perché oltre ai fiori, come ha potuto notare, che ho inviato quest'oggi, la vorrei aspettare per consegnarle personalmente un piccolo gadò. Un anellino. Posso vedere? Prego. Azzo! Azzo, lei! Questo è l'anellone! Ma fatemi sentire. Qua c'è una B. Che cos'è questa B? La B, la mia iniziale. La B di Bebè. Sì, Bebè. Sento sempre dire che vi chiamate Bebè. Ma voi come vi chiamate? Ma a voi cosa importa come mi chiamo? Per voi sono il signor Bebè. È il mio pseudonimo. Ho capito. Bebè pseudonimo. Va bene, sentite, signor Bebè. Io adesso devo proprio andare perché ho tante cose da fare.
Parla? Funziona. Perché ho tante cose da fare e mi dovete scusare. Avete detto attendete. Attendete, fate il vostro comodo. Attendete, e parlate bene, come parlate, non lo so. Aspetta. Grazie, grazie. Vieni Gemma, entriamo. Vieni Gemma, entriamo. Oh, che giornata oggi. Quanti fiori. Ma poi chi li ha chiesti tutti questi fiori? Neanche mi piacciono. Signori, voi non siete mai contenta, però visto che in questa casa ogni vostro desiderio è un ordine, facciamo così. L'anno che viene, noi non facciamo portare, a così stito più contenta. Però mo castanna, vediamo magari chi l'ha portato. Sì, vediamo. Chi è questo? Alfredo del Cane, barone di Terranuova. E chi è? Signori, e voi a me domandate? Il nobolo voi che hanno uscito? Io mi dà. Beh, sì, vediamo. Quest'altro, Aurelio Frichè. Ah, Tombos, signori. Quid corto. E chi è questo? Quid corto. Ah, forse ho capito chi è. Vediamo quest'altro. Il signor Bebè. Mi avete chiamato? Oh, voi qua state? sì, tesoruccio mio. Vi ho aspettato, vostra madre mi ha detto che stavate tornando e quindi ho atteso il vostro arrivo, perché come avete potuto notare, oltre ai fiori, vi ho atteso per darvi un piccolo pensierino. Bravo, grazie. Vediamo. Carino. Ma costa 1.600 lire. Ma questa B di diamanti che cosa... È la mia iniziale. Bettina, metti là, poi vediamo. Dunque? Gemma, se lei fosse meno crudele con me, quanti di questi pensieri io avrei per voi? E con questi pensieri sono venuto a dirvi che io vi amo tanto e non ho mai amato nessuna... Signorina Gemma, i fiori vicino alla vostra porta, quanto sono belli! I fiori si guardano, non zattando! E chi ne ha messi tutti questi fiori? Sicuramente vostra madre. Mi ha detto che ha impiegato molto tempo per... Si capisce, mia madre mi vuole bene. Pensate che quando sono nata non ha dormito per 8 notti. Non solo lei, tesoruccio mio. Anch'io questa notte non ho chiuso occhio pensando alle parole che avrebbe potuto dirmi, che tanto bramo. Comunque quello che vi ho detto ve l'ho già detto. Quello che vi devo dire, comunque non ho nient'altro da dirvi. Comunque mi dispiace signor Bebè, ritiratevi. E mi lasciate così? Sì, voi mi avete detto che la vostra famiglia è nobile. E io sono solo una ballerina.
quindi non acconsento, non mi dispiace, signor Bebè, ritiratevi. Ma vedremo di aggiustare la cosa, perché Gemma, vedete, la mia famiglia sì è nobile, però sicuramente qualcosa si potrà fare, datemi una speranza. No, signor Bebè, mi dispiace, non c'è nient'altro da dirvi. Va bene, ma sono certo che ve ne ricrederete. Sì, sì, certo, certo. Ve ne ricrederete. Sì, 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 certo, certo. Ve ne ricrederete. Sì, sì, sì. Ma vedi un po' questo, viene qua solo a perdere tempo. Ma chi si crede di essere? Signore, qui dei nuvecchi, cavolo fa voglio un gitto. Bettina, mi prendi quella lettera che mi ha lasciato Don Pasquale? Ah, sì, sì, sì. Sta qua, sta qua. Grazie. Vediamo cosa c'è scritto. Cara Gemma, oggi presenterò a tua madre la mia famiglia e se la sorte ci sarà favorevole, se riuscirà la finzione, saremo felici e per sempre. Per ora non ti dico altro, a voce ti dirò il resto. Ama sempre il tuo genio. E che vuole dire? Chi è sta finzione? Che ne so io, signore, che ne posso sapere? Io soltanto una cosa saccio, che voi va vita sta tinta l'uomo, perché l'uomo dei femmine soltanto una cosa vogliono e ci vogliono per gli angeli. Ma Bettina, ma che dici? Eugenio va pazzo per me. Pure quel disgraziato di mio marito, felice sciosciamocca, andava pazzo per me. E tu sei marita? Soltanto che sono una donna maritata. E perché? Che cosa è successo? Signore, in da sta casa non so conoscione, io soltanto a voi ve la racconto. 8 anni fa mi innamorò di sto giovane, quando era bello, ci sposammo. Con 2 anni dicemmo che cosa hanno avuto buono, perché tante volte l'ha giù perdonata a quella mostra. 6 anni fa poi ha perso la capa che una mostra, che una sarta, una certa Luiselle. Prima l'ha già fatto in un pagliatone, poi come una festa, giù a casa, ha già pagliato tutti i robe e me l'ha giunto, perché mi pensavo che mi voleva a cercare, che mi voleva a domandare perdono, che mi diceva di tornare, e invece niente, sono 6 anni che non so né se sono vive né se sono morta, ma non ne manca questo che mi faccio chiagna, tutti in notte penso ai figli miei. Quanto mi dispiace, Bettina, avete anche un figlio? Sì. Sì, signorina Gemma, figlio mi tiene 6 anni, Popponino, sono 6 anni che non vai, non saci manco più che faccio tenere, perché l'attene non me l'ha fatta manco più a vedere. Però, sa qui dimostra, l'ha già te, e la smette di essere una femmina sposata e diventa una femmina vedova. Fai bene, Bettina, comunque non ci pensare, andiamo di là, andiamo a sistemare le cose. Gemma! Chi è? Gemma, bellezza mia! Che ci fai qua? Come sei entrato? T'ha già dici una cosa importante, Gemma. Ma come sei entrato? Un cancello stava chiuso, però mi ha fatto trasero il portanaio. Mamma l'ha lasciata aperta. Mamma non sta. Non ci sta, è meglio così, che se ti vedeva, mo, chissà che succedeva. Gemma, mi fa pace, io gli ho fornito i soldi, gli ho pigliato 1500 lire. Ma non ci penso proprio. Signore, allora, io che chiudo la porta. Chiudo la porta, ma gli dici una cosa importante, Gemma. Che mi devi dire? Bellezza mia. Marchesino! Sto qua. Oh, Marchesino! Che fai? Lei finita? Marchesino, bellezza mia! Gemma, che ci fai? Sono venuto, sì. Come che ci faccio qua? Hai ricevuto la lettera? Ah, sì, e che vuol dire quella finzione? Che vuol dire quella finzione? È che io porto i parenti qua, sì. Una finzione e porto i parenti. Sì, sì, tu cioè, non ti preoccupare. Finti, non ti preoccupare, faccio tutto io. No, non credo che possa funzionare. E perché? No, e se mamma se ne accorge? Se ne accorge. Mamma se mangia ogni maccarone, tu basta che dici una fessaria, se mangia, se ne accorge. Marchesì, andate, bellezza mia. Non ti preoccupare, Gemma, tu lasciala qui da sola e stai tranquilla che non succederà nulla, non lo scopre. Va bene? Noi andiamo, Luigi, andiamo. Bellezza mia, fammi fa pace che mamma. No, se no io dico tutte cose, dico. Che devi dire tu, non ci penso proprio. Andiamo, bellezza mia, fammi fa pace. Andiamo, corri, che se no viene la signora, corri. La porta! La porta è chiusa! Eccellenza! La porta, chi ha chiuso sta porta? Eccellenza, entrate. Betty!
Chi è che stava sta porta chiusa qua? Che sta succedendo? Ci pensiamo che stiamo da soli e ci siamo frattuti da dritto, signor. Sì. Sì. Poco fa ci siamo ritirate. Ha visto i fiori? Ha visto i fiori? Bella sa. È contento. Docchio. E l'anello, l'ha visto? Sì, l'ha visto. Com'è? Madonna, che la fa contento quella figlia mia? Io non lo so, è che ci vuole? Signor. Ma anche chi brillando se faccio contento. Signor, tiene tante di cose la signorina Gemma, che non di più li faccio effetto. Sì, fammene andare, mo, che devo andare a sistemare. E io che fai il servizio? Sì. Non devo entrare. Capo, ma sembra di ci fatto della porta. Come vi ho già detto prima, che ci pensiamo che stiamo da soli e ci siamo forrettati da dritto? Sì. Poi mi devi spiegare la faccenda com'è. Scusate, che c'è, Vincenzo? I guanti. Sì, li mettiamo qua. È permesso? Chi è stamattina? Sono io, donna Chetà. Marchesi. Vi avevo pregato. Di cosa? Di cosa, lo sapete. Lo sappiamo. Lo sapete. Sì, è vero, donna Chetana. Io dovevo portare qua? I parenti, sì. Ebbene sì, ho portato i parenti. Parenti nobili? Parenti nobili, sì. A casa mia? Qui, proprio, in questa casa. Stanno di là ad aspettare che devo andare a chiamare. Stanno venendo i parenti nobili a casa mia? Assolutamente sì. Madonna mia, che confusione stamattina! Ma io sto vestita così, non sono presentabile. No, andate benissimo, anzi, se però avete dei guanti... I guanti, sì. Sì. È perché i primi nobili non danno la mano senza i guanti. Ecco. Bene, io li vado a chiamare così... Sto bene. Assolutamente sì. Io vado, Li vado a chiamare. Vincenzo! Vieni qua, corri di corsa! Vince! Signora! Vieni qua di corsa! Che succede? Che ne sai, Vince? Stanno venendo i nobili a casa mia! Io ve l'avevo detto! Madonna mia, che confusione stamattina! Vince, mi raccomando, noi mo dobbiamo fare bella figura, Vieni qua, mettiti qua, Qua, mi raccomando. E ti sta fermo. Che succede? Succede? Tu ti devi stare fermo, così. Immobile, mi raccomando, Vincenzo, Signora Eccellente. E siamo venuti in un starnuto. Tu di in un starnuto, stasera, un starnuto, porci voglio. Signora Eccellente, è un Pavetti. Sì, mi sono già presentato. Bene, donna Gaetana, adesso vi presento la famiglia nobile. Vi presento Ottavio Pavetti, il marchese Ottavio Pavetti, che è mio padre. La contessa del Pero, mia zia. Contessa. La contessina del Pero, mia cugina. Contessina. E infine vi presento il principe di Casador, mio zio. Il principe. Dunque, se io quest'oggi son venuto in questa casa, dicevo, la mia presenza quest'oggi in questa umile casa, se io son venuto in questa... Ma in che razza di casa son venuto? Ma dove mi avete portato? Assurdo! Marchesino, che è successo? Sei arrabbiato? Per forza, Vincenzo non ha preso il cappello e il bastone, scusate. Ma io non so. Vince, perché non hai preso il bastone prima? Se voi mi dite che non mi chiamavo... Pigli sto bastone e vallo porto a prendere.
Signora Eccellenza, avete scelto il cappello bastonante. E insiste! Ma dove sono capitato? Assurdo! E per forza, vedi, ha buttato ancora. Non fa così, deve portare via il bastone. Ci penso io. Vince, vai per piacere, vai a preparare 5 gelati. Ma io non so. Marchesino? Dite. Che dite, ci posso parlare? Chissà, mi perdona. Un attimo, ci parlo. Principe? Sì, chi è? Ah, nipote, sei tu. Sì. Niente, la signora Gaetana ha bisogno di parlare con lei. Va bene, acconsento, va bene. Acconsenti? Sì. Donna Gaetana, il principe acconsente. Acconsente, quindi... Accomodatevi. Sedetevi pure. Che è felice. Principe, è talmente tanta l'emozione che mi procurate oggi per essere entrato nella mia umile dimora, che mi sento così in confusione che mi sembra di essere diventata scema. Basta. Io vorrei... Basta. Non parlo più. Ma io non so. Dunque, signora, voi siete la madre della ragazza che mio figlio dice di amare tanto. Sì, certamente. Taranto? No, dicevo tanto. Ah, ho capito Taranto, fratello, scusa. Certamente. E mia figlia, vi posso assicurare che nutre per il marchesino un devoto e sincero affetto. Eresia, signora. Ma di quanto in qua le ballerine nutrono una passione? Ma mi faccia il piacere. Pensavo che erano criticate nel marchese. No, queste sono molle. Sì, e lo so quello che si dice per delle ballerine, che non provano affetto per nessuno, che sono, diciamo, un po' frivole, ma mia figlia no. Mia figlia, vi posso assicurare, che è di sani e onesti principi. E anche io, devo dire, nutrivo qualche dubbio per questo amore di una ballerina per un nobile. Ma poi, quando mi sono vista contornata, assediata da cotanta nobiltà, non posso fare altro che prendere mia figlia e buttarla in mezzo a voi, sempre vostra devota Gaetana Marella. E è chiuso la lettera. Ha scritto la lettera, la pote pure spedisce. Comunque sappiate, signora, che io ero contrario a questo matrimonio. Sì. Ma vedendo che mio figlio piangeva la mattina, piangeva all'ora di pranzo, piangeva la sera, piangeva la notte. Mi sei baccato, stai. Allora mi dissi tra me e me, ma queste proprio fesse che hai. Com'è, non si deve creare una malattia per questa ragazza? Così ci riunimmo tutta la famiglia e decidemmo di accontentarlo. Sì. Poi dovete sapere che mio figlio ha 600.000 lire di reddita. 600.000 lire di rendita, signora. E chi li ha visti mai? In contanti, intendo, signora, sa. Noi nobili, sa, usiamo gli shake. Noi a casa abbiamo degli shake così, questa maniera. Dunque, signora, vedendo che mio figlio piangeva sempre così, l'accontentammo. Poi dovete sapere che mio fratello il principe ha dato tutto in rendita a suo favore. Sì, già. La dote tutto a lui gliel'ha dato. I miei milioni sono di lui, di Ello, di esso, i suoi. Signor principe, chiedo scusa, ma voi vi dimenticate che c'è anche la vostra nipota qua? E mi dite sempre le stesse cose, sorella. Avete tanta roba voi da dare in dote, date il vostro. Comunque. E niente, ma dovrebbero arrivare i gelati. Io prima sentivo un odorino di gelati. Infatti... si era quasi aperto lo stomaco, no? No. Vincenzo! Vincenzo! Sì.
Vincenzo, porta subito i gelati. Subito, eccellente. Scusate il microfono. E comunque, le vostre cose le dite a casa, eh? Va bene, va bene. Signore eccellente, i gelati. Beh, hai visto che stavano i gelati. Se vi volete accomodare, va a prendere qualche gelato. Piano, una alla volta. Sa, noi mangiamo sempre gelati a casa. Noi siamo abituati, signora. Ma fateci sentire, questa signorina Gemma, quando ce la fate vedere? Subito, ve la faccio vedere subito. Vincenzo! Di eccellenza! Fai venire subito la signorina Gemma. E poi subito. So che balla divinamente. Sì, è la più brava ballerina dei teatri di tutte e cinque le Arisiti. Sì, sì, balla molto meglio di quante ne ho viste a Parigi. Oh, perché voi siete stato anche a Parigi. Ah! Ah! Se io sono stato a Parigi, signora. Ma io conosco più Parigi che Stornarella, e lui lo sa. Certo che lo so. Vi ricordate quando siamo stati al Moulin Rouge? Rouge. A vedere le ballerine che ballavano il can-can. Ma dov'è che io... No, al mulino a prendere la farina. Signora eccellenza, signora eccellenza, ecco a voi la signorina Gemma. Gemma, vieni su e bacia le mani ai tuoi parenti. A benedica, ma... Si può palpare? Ehi. No. Sa, noi nobili palpiamo per entrare in famiglia. In no. questo momento ah, no, non scusate, si può palpare. Scusate. Perché siamo a casa. Gemma, vieni qua. Bene, siete contenti? Abbiamo fatto tutto ciò che volevate. Certo, certo che sono contenta. Gemma, i tuoi parenti hanno consentito al vostro matrimonio. Sei contenta? Contentissima. E voi acconsentite? È certo che acconsento, Marchesino. Beh, adesso, visto che avete dato il consenso, tocca a me a preparare il matrimonio, a consentire il mio matrimonio. Se no? Se no, gay, scombina tutto, Scombina? No, non date retta. Niente, è un intercalare che tiene lei. Sì. Quando non può avere qualcosa, dice che scombina. La birichina, l'anima da sorta. Bene. Ma, principe, ho sentito che vostra moglie sta molto, molto male. Sì. È vero. Malattia di petto, sì, lo sanno ormai tutti, sì, molto ammalato. Proprio ieri, dovete sapere, sono stati a casa 4 medici da Londra e 2 da New York, proprio per visitarla. Oh, e dopo averla visitata mi hanno detto, principe, c'è poco da fare. È rimasta senza polmoni e senza fegato. Manco polmone. E la milza? Mi hanno detto che se la milza si mantiene fresca qualche altro giorno può vivere, ma è difficile, molto difficile. Mamma mia. E purtroppo è vero, è ammalata e non può uscire, quindi lei sta non può casa. Venire. Sì, sta a casa. Oh, ho sentito che arriva qualcuno. Vincenzo oggi. Vai a chiamare Vincenzo. Vincenzo! Mi sembra che hanno bussato. Vai. Vado io. Allora, signor... Vincenzo! Tutto bene, quello che scusate. Finisce bene. Io dovevo comunque... Dica. La servitù. Volevo dire che... Mi raccomando, tutto quello che avete detto lo dovete rispettare. I 600 shekel e tutto quello che è mio resta mio. Quindi... Poi Vincenzo. Vediamo. Ma che servitù avete in questa casa? Lo so, purtroppo eccellenza. È un anziano servitore, ci sono eccellenza. Ho sentito suonare il campanello. Mi sono sopra.
È arrivato Don Gioacchino. Don Gioacchino. Scusate. Da noi potevo usare ospiti. Ma chi è? Don Gioacchino, in questa casa. Marchese, noi non siamo in condizione di ricevere palate. Che abbiamo ancora mangiato. State tranquilli che non succederà Don Gioacchino, quindi si trese qua dentro e ci scopre. Amo passa di cuore. Sì, però voi, mi raccomando, tutto questo fare, questo dire, è la milza, il fegato, il polmone, ma insomma. E non sapeva che aveva dice, ha già detto la fegato, la milza e tutto. Sì, ho capito, è ammalata, punto. Stiamo rischiando oggi. Sì, però, arrivederci. Sì. Oh, sì. Scusate. È rientrata, no, dire? Signora, quale scusate? È arrivato Don Gioacchino. Quale scusate? Noi non siamo abituati a essere trattati infatti, così. Infatti, signora, che non succeda più una cosa del genere. Scusi. Non lo so. Questa è una cosa bruttissima. E se torna quell'uomo, mandatelo via per piacere. Perdonatemi, perdonatemi. Non lo so. Quindi? Adesso c'è la cena. Ma voi dite che posso? Penso proprio di sì. Allora, aspetta. Madonna, io mi avrebbe... Che cosa, signora? Dite, dite, parlate. Dite. Parlate, parlate, prego. Vedete, io vi volevo fare una preghiera, un piacere. Siccome oggi è l'anno anniversario di mia figlia Gemma, vi volevo chiedere... Chiedere? Parlate. Non lo so se posso chiedere. Ma dite. Marchesino, che dite? Oso? Osate, osate. Oso? Quannai? Vi volevo chiedere se oggi volete rimanere a mangiare qua. No. Usa bene che non l'aveva detto. Che offesa, signora. Che offesa. Ma noi... Non siamo abituati a mangiare, signora. Abbiamo già mangiato. Cioè, non siamo abituati a mangiare con gente del vostro rango. Ma io non so queste proposte indecenti. Perdonate. Però, se proprio vi fa piacere, per me, possiamo anche restare. Voi cosa ne dite, signore? Accettiamo? Ma anche sì. Sì. Restate, sì. Accettiamo. Se vi fa tanto piacere, sì. E se vi fa piacere resteremo anche domani. Madonna, pure domani? E anche dopodomani? Sì, facciamo una settimana. Una settimana, Facciamo due settimane. Facciamo un mese. Facciamo sei mesi. Facciamo un anno. Due anni. Due anni. Però rinnovabili. Allora vado a dare disposizioni per la cena. Prego, andate. Pasqua, te c'è cassa, nunca, te c'è cassa. Te fermate a Diana. Noi siamo giovani, potremmo stare una vete qua dentro, io non lo so. Poi rinnoviamo. Sempre tu. Ha detto che andava a portare. Che andava a portare a te? No, tu a me. Bellezza mia. Bella, la mamma! Ma voi che ci fate qua? Ma cane show! Sì! Questa è casa mia, ma voi che ci... Voi siete Pasquale il fotografo! Sì. Ma voi chi siete, scusa? Io sono Don Luigi, io sono venuto stamattina, ho chiesto di voi. Ma dove stavate, Don Pasquale? Che io vi andavo a trovare. Ero a lavorare. E un giovinotto che vola a me, papà. Sì, Pasquale. Inzacciminini. Qui sta venuto a portare figlio, Don Pasquale. Don Pasquale, io sono venuto stamattina a casa vostra. Insomma, voi siete quelli della finzione. Citi, mi dà la chiappa. Ma io non lo so. Allora, buon pupero, sempre con me. Stiamo calmi, le mani a posto. Don Pasquale, io sono stamattina a casa vostra. Perché due cose. La prima l'ho saputo, bellezza mia, me l'ha detto. Mamma mia, bellezza mia. E la seconda, che la voglio sposare. Con Pupella mia. Tu fai finta sempre di non sapere niente, raccomando. Tu giusti.
Allora andiamo tutti in giardino, ne parliamo tutti di là. Venite, andiamo in giardino. Andate a Lari che se parla io meglio. Io posso fare la fortuna di venite, vostra venite, figlia. Venite con me, venite, venite. Bellezza mia, posso fare la fortuna? Sicuro. Pupel, Pupel, bellezza mia. Che bello giovane che ha dei capelli. Oh, che belli capelli. Che belli capelli. Bellezza mia. Quanto è bella essere nobile, ossequiato, rispettato, chi ti chiama a destra, chi si chiama a sinistra, questa è la vera vita. Non la vita che facciamo chi di pazzini, me e Pasquale. No, no, no. Questa è la vita vera. I pazzini non avevano una gamba. Che gamba ne fa? Però se non ci stavano i pazzini, io e Pasquale che fine facciamo? Diciamo che non c'è stata la miseria e la nobiltà, diciamo a così, via. Ma vedi un po' quando mi ha fatto bello Barbie Roggio. Quelle pure bionde mi ha fatte. Mo mi aveva dei bettini, la vera moglie mia. Cioè aveva dice, Betty, se vuoi stare vicino a me, che sono un nobile, mettiti il cappello, mettiti sotto braccio e andiamocene in giro. Solo così puoi stare a fianco a me. Ma Bettina, l'ultima volta che l'ha vista mi ha fatto un paliatone. Ci hanno voluto quattro creazioni che me l'ha guardato in good. Assomigliava che aveva sei mani, in palla da tutta pezza arrivava. Amici, che io so palasarte, Steve. Vabbù, vabbù, non ci pensiamo. Mo siamo nobili e facciamo i nobili. E visto che a così, per stuzzicare un po' l'appetito, mo ci beviamo una bella vermotta, va. Come andate, signore? No, ho sbagliato. Signore, come andate? No, ho sbagliato, andate, non vi preoccupate. Ah, mo oggi ho capito fatto, non vi preoccupate, voi potete aggiurare. Io ho fatto, saccio tutto quanto. Questa è una finzione per la signorina Gemma. E io alla signorina Gemma la voglio bene, non è che faccio uno scoprimento. Ma siete sicura che mi posso girare? Mi fido? Giratevo. E io mi giro. Tu sei? Beh, moscante. E dite cosa vive e dice tu sì. Miserabile, che ci fate in questa cosa? A che ti ha ridotto che cambà? Non credanne che dobbiamo stare qua due anni, che piacere, non rovinanno tutti i cose. Uè Felè, ma tu volessi pure a ragionare. Sono sei anni che non ti preoccupi se sta femmina è viva o morta. E mo secondo te mi avessi pure anch'io la lega. Stato lontano che non sono in condizioni di mi buscare un paliatone, che piacere. Hai ragione, non ha già l'uccolà, perché sennò viene un scoprimento. E chi poi c'è che sotto è la signorina Gemma. Betty, quello è un coltello. Ma mo t'ha già avuto a tere, gli è tesimo d'uglia. Quello ti fai male, Betty, cioè, mi faccio, cioè, Betty, che piacere. Felè, a me di te non me ne importa niente, tu mi hai dici soltanto figli mando storci. State indietro, signora, io non vi conosco. Andate, eccellenza! Pappanillo, e che faccio in questa casa? Tutte qua mi ritrovo. E chi è sto creatore? Com'è chi è? È Pappanillo, un figlio nostro. Un figlio nostro? Un figlio mio? Che faccio? Oh, Pappanillo, quanto ti ha fatto bello! E tu chi siete? Come chi so? Sono la mamma Toi, la mamma vera Toi! Quando si è bello! Ehi, che succede? Vince! Pupponil, un figlio mio, erano sei anni che non vedevo, quanto si è fatto bello! Ma tu che ci fai in questa casa? Vincenzo, mio padre a me. Vieni con la mamma Toi, raccontami tutto, vieni con la mamma Toi. Vincenzo, mio padre. Signor Principe, sì. Questo creatore è mio figlio. Tuo figlio? Sì, mio figlio. Evviva! Evviva gli sposi! È molto bene! Bravo! Che giornata, Osh! Che giornata! E chi l'aveva sta dieci? So tre ore che un figlio mio dorme sopolito me. Ma quando ha fatto? Mi aveva raccontato prima che si addorme. Che dolore! Mi ha fatto fare una capatanda di chianti. Che l'hanno fatto passare in da quella casa, a quei figli. L'hanno fatto stare giù, l'hanno insaccato, l'hanno cacciato. Manca la camicia con gutto ci facevano tenere.
Ma la fortuna di quella maciera. Non ho capito. Qual è? Qual è? Che a me non mi incontro, perché si la già te. Che cirre la piglia, i pila, una a una ci dico. Signora, alla salute. Ah, questo è un caffè. Alla salute. Permettete una parola? No, illustrissimo signor principe, dinda sta cosa che fate qua, e mo tengo da che fa? Non vi dimenticate che siete sempre mia moglie, e vi volevo dire soltanto una cosa. Dopo 6 anni, felice Shoshamok, si ricorda che non mi marzate e tenne una moglie, che già sta assente, che già sta assente. Quindi non posso parlare, e una cosa volevo dire e non la posso dire. Felì, tu mi sembri pure che stanno picco in briac. Tu me ne parlo. Veramente, io non ho né mangiato e né bevuto. Ma... aggiustato sempre a chiani sopra quella tavola. Ho mangiato un brodo di lacrime. Comunque, io ti volevo soltanto dire che... Che? E vabbè, aggiustato 3-4 volte sopra la casa della Sart. Però andavo là così, che passo il tempo. Poi qui di un è venuto tu e oggi passa di voi. Non aveva dato più. Ci hanno voluto 4 cristiani che te lo danno da me. E chi si scordi, palot? Affrescato. E poi, oggi detto, mo Bettin, mi ha detto tutti questi paloti, mo faccio così, mo piglia a Pappanil, mo porta a casa, e qua prima o poi ha da tornare. Ma Bettin, non ha più tornato. E amore, ma sì, è Pappanil. Cornuto e mazzito poi. Ma la colpa avesse pure la mia, figlio, sono 6 anni che non vai. Vergognati, da quella casa l'avete fatta passare il pene di un vino, pur senza la camisa con gutto. Perché stava pure l'attene senza camisa. E vergogna, che razza d'attene, sì. Capo, l'attene. Ma da l'acchia, mo, che io l'ho già sentito questi recchi, che ha detto. Uè, Felè, sì. Felè, che volessi dire? Io l'ho già sentito che ha detto, Vincenzo, ma è padre a me. Uè, Felè, io sono una femmina onorata. Onorata, intanto un menino l'ha detto, mo. Allora facciamo così, ho fatto, mo te l'ha raccontato, perché ho fatto non l'aveva raccontato, creatore, dopo che l'avete inzaccato, l'avete maltrattato, l'avete messo in mezzo a una strada, che aveva fatto qui, povero figlio? Aveva domandato aiuto a cumbare Michele, che l'ha mandato da cumbare Vicenzo, e l'ha fatto dire che aveva fatto gà qua, ma Vicenzo, come poteva rimanere qua a fare gà? Aveva che forza dire che ero figlio, mo mi credi? Ma mi sta dicendo la verità? Figlio. E me canosci. Scendono un po', allora perdono, perdono, mi mettete, prego, perdono. Signore eccellente, ho portato il caffè. Poggiate lì, so, non c'è spazio, metti lì, vedi. Che cameriero. Vince, io saccio che voi tenete da che fa, ma permettete una parola. Volesse spiegare l'illustrissimo signor principe? Che so io. È lui, il principe della Cassarola. Perché ogni volta Popponile dice Vincenzo mio padre a me? Va bene, signore illustrissimo, però vi raccomando, non ci tenete a donna Gaire. No, no, non parlo, non parlo. Poi dovete sapere, questa è una curiosità da nobili. Va bene, allora, o creatore, in mezzo a una strada, abbandonato da tutto quanto, e che fa sta dentro a sta cosa, fa un servitore, ha detto alla patrona che Popponile e figli a me. Però è un bravo figlio, è un bravo aglio, quando risa per l'attene chi è? Cacciurri dice, prima di me caleotto, che qual cuore è potuto abbandonare una creatura? E sino porco, e sino carogna, sembra l'attene, e siamo rosti funesti, come tarino vai, puh, per la faccia su. Al padre. Al padre. Cielo, la miseria. Ma perché, per te, il signore qui presente, se credeva che eri mia moglie? Vince, si era confuso. E va bene, io non li sono niente, però Bettina è una femmina onesta e faticatrice. Permettete, no, ma... però l'attore è la carogna. Sempre il padre. Sempre il padre. Questo mi dice. E allora, Betty, perdonami, ma dove sta il Pappanino? Sta
se ci addormo sopra l'itmi. Ja, e fammi un po' che so, pia, che ci voglio dare un bacio. No, no, niente. Se tu vedi che qua da faccio piglia la goccia. Te, perché si mi vedeva normale, che facevi? Ma accenni, mi accenni, a combine, ma non facevi che sì. La lascio. No, la lascio, voglio solo a te, mi accenni. Papparilla, da stessa, papparilla. No, ma che pure. Vince, ma fammi sentire, ho sentito certe voci sul principe e Bettina, ma che sta succedendo in questa casa? Signor, io non lo so, però io l'ho visto che l'ho cremato, il principe stava, e Bettina stavano a stupirsi qua, il principe stava che non ha che sei vicino a Bettina e diceva, Bettina mia, se mi hai detto la verità, scusami. Ma scusami, il principe non è sposato? Eppure Bettina è sposata. Come? Bettina è sposata? Bettina è sposata. Ma comunque, Givincè, a noi delle cose loro non ce ne importa niente, che oggi ce l'abbiamo da fare. Andiamo, andiamo. Vieni, 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 venite, 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 venite. Oh, sì, venite, venite. Oh, che bella festa. Sì, sì, purtroppo sì. Gemma non si è sentita bellezza neanche bene, quindi adesso è di là. Speriamo che è tutto a posto. Ma poi non capisco dove sta la mamma. Donna Gaetana. Donna Gaetana, non so dove sta. Io non, Bricini, lo so. Non lo so. Sono messi in Bricini. Comunque, avete fatto una bella parte. Spero speriamo sì. Che arriva Donna Gaetana, perché qua da soli senza di lei non possiamo stare. E poi non si fa così, non si lascia da solo i nobili in casa da soli senza che Donna Gaetana, dicevo, non si può. Dicevo prima, poi che gelati casa qua. Siamo capitati, io non lo so. Eccomi. Ecco, ecco, ecco. Donna Gaetana, ci lasciate da soli. Lo so, ma sapete che oggi per me è una giornata importante. È molto sarebbe... trafficata. Vedete, Donna Gaetana, senza di voi il brindisi non si poteva fare. Poi so, dovete sapere che la che vostra figlia Gemma non si è sentita bene. Signora Eccellenza. Chi è? Fuori c'è la principessa di casa tua. No, no, avete sbagliato. Secondo me è un errore. No, è la principessa, quella sta malata. Non lo so. Io l'ho chiesto a chi volete. E ha detto a me, qui ci sono i miei parenti. Ci sta mio marito, perciò presentatemi. Vince, ma siete sicuri? Perché secondo me, siccome è ammalata, non è la principessa del paese. Così mi ha detto. Andiamo a vedere, Vince. Comunque state tranquilli, perché non lo so. State tranquilli. Tranquilli perché la gente oggi mai che fake. Principessa. No, non piano, preoccupate. Piano, principessa. Chi è? Piano. Piano. No, è la principessa. Piano, 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 Madonna, come sta? Ma cosa siete venuti a fare? Lo vedete che non state bene? Ha ragione, principessa, ma voi che siete venuti a fare? Io lo so che non mi dovevo muovere da casa. No. Lo sai, no? Lo sapeva. Ma mi sono detta, è già che io devo morire assolutamente. Adesso muori satta anche se lo voglio fare fra le braccia dei miei cari e amatissimi parenti e soprattutto fra le braccia del mio caro e amato consorte. Come sta? Ma a proposito, come sta, signora, sta proprio male. Sì. Non dire. Dovete stare a casa. Io lo so che voi con ansia aspettate la mia morte. Non dite così. La mia. Che morte desiderata non arriva mai.
E se solo avessi avuto un poco d'affezione per me, dovevate dire. Povera principessa. Noi qua balliamo. Ci divertiamo. Mangiamo. Ma la povera principessa a casa sarà stata. La principessa. La principessa, voi siete ammalata e poi non potete neanche mangiare. Che cosa dite? Non potete neanche mangiare. Io lo so, i dottori lo dicono. Lo so, però che volete? Mi ho mangiato. Io non lo so, un poco di pane. Per avere un po' io la forza. Per fare colazione leggera. Per venire qua. A vedere anch'io la bella, la bella ballerina. Sì, oggi non sta bene. E soprattutto per trovare il mio caro e amato consorte. A proposito, dov'è? Consorte. Infatti il principe, non lo so, sarà in giardino, non lo so. Vogliamo andare in giardino? State calmo. Stai calmo, andare sempre in giardino tu. No, se stai in giardino, portatevi in giardino. No, vi prendete un colpo d'aria, principessa, già state rovinata. Ma infatti, principessa, voi vi raffreddate con quest'aria fresca. No, io quando vedo il mio principe sto meglio, per cui siate gentili. Va bene, andiamo in giardino. Andiamo in giardino. Vi accompagniamo, prego. Ma perché vi mettete in mezzo? Vuole accompagnare lei? Faccio io, mia cognata, l'accompagno io. Piano. Questo è l'ora. No, ma non le gambe. Ho le palpitazioni. Ho le convulsioni. Ma quando vedo il principe mi sento meglio. Per cui portatemi dal principe. Sì, principe. Voglio vedere il principe. Portatemi dal mio principe. Va bene, andiamo dal principe. Bella mia. Va bene, andiamo a vedere questo principe. Ma qui non c'è nessuno? Eppure mi hanno detto che... ma vedo delle luci in giardino. Ma quella signora a me, io non lo so, mi deve far impazzire, io questa volta, non lo so, mi fa fare delle scumescue. Padre, voi state qua. Figlio? E che ci fate in questa casa? Voi cosa ci fate in questa casa? Io che ci faccio? Io sono qui per Gemma, devo sposare la ballerina. La ballerina? Sì, con il vostro consenso l'ho già fatto. Giammai. Come giammai? No, io l'ho già fatto col vostro consenso, sì. Sì, poi vi spiegherò. No, qui dobbiamo un attimino metterci un po' d'accordo. Avanti, mettiamoci d'accordo. Eugenio, le cose così non vanno bene. Questa vita in due non la possiamo fare. Quindi o mettete la testa a posto o da stornarella fate i bagagli e andate via. No, io da stornarella non me ne vado perché amo Gemma pazzamente e la sposo, quindi voi non mi potete mandare via. Io non posso? Sì, voi non potete. Dimenticate che sono vostro padre. Sì, è vero, siete mio padre, ma io ho già fatto tutto, ho fatto venire qui Ottavio Favetti e ho fatto comunque la parte mia con questa finzione. Sì. Ma non capisco. Non capisci, te lo faccio capire fra un po'. Ma come sta? Voi state qua? Sì. Signor Bebè, vi presento il Marchesino. Come? Marchesino, vi presento il signor Bebè. Il signor Bebè. Sì, il signor Bebè, saccio come si chiama? Pseudonimo. Bebè pseudonimo. E ditemi un po', ma questo signor Bebè, quando... Viene spesso in questa casa? Viene spesso, sì. Spesso? Non spesso. Ma insomma... No, viene spesso. Spesso. No. Qualche volta. Vabbè, comunque, se viene spesso me la vedo io. Va bene. Comunque, ma Bebè, voi non avete dici Bucetta, viene spesso. Bene.
Abbiamo capito tutto, caro signor Bebè. E allora voi non mettete il consenso per sposare Gemma? No. E allora facciamo una cosa, visto che in due non possiamo fare questa vita, andrò da mia zia, la principessa di Casador, e gli racconto tutto, sì, gli faccio una bella fiaba, gli racconto una fiaba, dicendo che c'è un bel uomo alto, no? Che gli dice, vado dalle ballerine, ecco, questo lo posso anche dire. No, assassino, vediamo di sistemare la cosa. Va bene, sistemiamola, dai, dimmi, che cosa possiamo fare? Possiamo sistemare la cosa. Allora mi date il consenso? Vediamo quello che si può fare. E allora andiamo che sistemiamo questa cosa. Andiamo, forza. Bellezza mia, bellezza mia. Piano piano, cognato, piano piano. Piano piano. Piano piano. Piano piano. Piano. Ce la fate, sì. Piano. Sì, piano. Piano piano. Leggetevi a me, piano. Tieni sedere. Sedetevi qua. Meno male che al giardino la principe, fresca. venite, che adesso vi porto dalla principessa. Che bella sorpresa. Ecco la principessa. Principessa. Caro amato consorte, finalmente... E dammi un abbraccio e dimmi pure tu che mi vuoi bene. Ti voglio tanto tanto bene. Mi sento di nuovo. Sì, che non tanto si sente. Tu non dovevi uscire da casa, che non stavi bene. L'ho detto io prima. E comunque adesso voi avrete sicuramente da parlare di fatti di famiglia e io vi lascio sole. Sì. Difatti, andate. Io voglio sapere che è venuta a fare in questa casa. C'era la miseria. Già se ci guarda, ma già busca il pallone. Posta tu, è in usaccio. E quando pure non danete troppo piacere che oggi è venuta qua. Ma che niente proprio. Che quando da, quando storciumos, tu arricciunos e tu pizzere delinquente. A me. Ma avuto la faccia, a me. Ma penso che ci va a questo, ma io sa che te dico, questa è l'ultima volta. Io te la sembravo che la casa. E quando hai volesse la volta a Bon. Finalmente una buona notizia oggi. Tu non hai capito niente. Prima che mi hanno detto, voi mi avete dato i soldi. Io voglio i soldi. E qual è il problema? Da che? Io voglio i soldi. Qual è il problema? Mo te li diamo i soldi. Mo te li questo bastete che l'hanno pagliato i nobili, qualche cosa di soldi. La ma chi? Pasqua, vedi, quando aveva? 47 lire. Che so, Pasqua, 47 lire candrullo, vedi? Io che so, felino, non ne ho. Lo stessa una volta che tieni i soldi, stessa. Vabbè, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, 47 lire, ti pozzo da pure. Chi ne chiede? Si capisce, ma si capisce tutta? E certo, a te non ti sono niente 47 lire? Vuoi sapere perché non mi so niente? Perché io mi guadagno. Ti guadagna? E ma tu che volesse decidere, che volesse zanovare? Ehi, Luise, vedi che fa un squaglio da qua dentro, perché o te ne va chi buon o chi malamente. Vedi che te ne curto lei. A me non me ne importa niente, io me ne vedo che malamente. Ma già vedi. Vieni acqua, vedi. Che mi fai? Io me ne vedo che malamente, che tu fai? E tu che volesse decidere, scritto perché se che zima non mi sposato. Marito, non ti ha detto che vedi che mi ha ingannato a me, poverello. Vedi, mi inganno. Non ha già mingato da nessuno. A Luise, ma se che io una femmina per bai, che causa non l'ha visto fa? E che volesse dici tu? Stata sorte di basta, sei in acqua, ma che mi c'è stato? Che succede? Ma che sta succedendo? No, niente, signore. Le urla si sentono fino alla piazzetta di Padre Pio. E noi risolviamo così le questioni a casa. Mamma, andiamo in giardino. Sempre in giardino, Luigi, Gigi, come ti chiami? Dopo sposare. Mamma, vedi un po'. Che noi siamo sempre dei principi, non ce ne dimentichiamo. Ma insomma. Principe? Tu sei principe? Signore, ma voi veramente avete creduto a questi quattro pezzini e morto da fame? Ma comunque sei principe. Mamma mia, che sorta di baccalà che questo? Sono pure biondo. Madonna mia. Signore, voi fate questo. Su Don Eugenio qua,
fece l'amore che figlia, te. E se vedete tutta questa bella farsa qua, che fa presente parente nobile che si può sposare? Intanto, chi sono quattro pezzini, già me l'ha già detto. Questa è contessa. Sei la contessa. Ma cammino, questa è... bello che questo cocetto. E questo? Questo è Marchese. Mamma, che ne fai? Questo è Don Pasquale fotografo. Nato Pasquale fotografo? E questo? Questo è il principe di Pumadò. Questo è Don Valerio Sciasciamacco Scrivano. Oh, principe! Principe! La capellina. E voi? Voi credete che io sono una principessa? Ma vedete un po' che ho già stasera. Comunque, mo... Ma sta qua che di anno? Sette c'è, stringiamo. Io voglio i soldi. E ma la vita da... Sono io giovane. Ma che mi trovo che innanzi. Mi faccio fare una figura innanzi a tutti quanti. Mi vengo una bracciata a mocca. Sì, sì. Che mi faccio perdere pure il sapore di pane. Oh, a sti quattro pezzini e morte la fame, gli ecco. Ma la contessa, un principe, un marchese, la principessa. Poi mi faccio di schifo! Ma la marchesina! Ma la marchesino, ma mi volete spiegare? La sorte! Sì, è vero, è vero. Donna Gaetana, venite che vi spiego tutto. Spiegatemi, spiegate. Avete ragione. Adesso ve lo dico, sì, loro sono una famiglia più povera. Il vero padre ce l'ho. Vieni, padre. Il marchese Ottavio Pavetti, ce l'ho qua. Eccolo qui. Era in bagno. È qui. Eccolo. Ma come? Bebè. Sì, è proprio lui. Bebè, Ottavio Favetti. E ha consentito al matrimonio con vostra figlia. Sia ben chiara una cosa. Io frequentavo questa casa esclusivamente per accertarmi delle come qualità morali della ragazza e della famiglia. Oltre, ovviamente, a seguire mio figlio per constatarle la sua serietà e quindi acconsento a questo matrimonio. Cat, la Pasqua, hai visto? No, tu. Chiedo una cosa, donna Gaetana, ma voi acconsentite? E acconsento pure io. Questo, che bella cosa. Mamma, acconsento pure a me, bellezza mia, il ciappo bello, bellezza mia. Facciamo amore, io guardo adesso, guardavo, e c'è un innamorato. E facciamo questo, tutte e due. E acconsento pure a me, mamma. E acconsento pure a voi. Consentiamo. Donna Gaetà, visto che avete trovato in fase di acconsentimento, qua siamo pure Bettina, che già eravamo sposati, e mo ci vorremmo sposare un'altra volta. E le pozza benedice pure a voi. Che poi tenete pure a nostro figlio in questa casa come servo. Chi? Come chi? Peppiniello, il servo. Peppiniello è vostro figlio? Eh sì. Vince, mo vai a chiamare a Peppiniello? Sì, eccellente. Vai a chiamare a Peppiniello che poi dobbiamo curare questa storia. Amplifon. Comandate, eccellenza. Peppiniello, fammi sentire. Tu a chi sei figlio? Vincenzo, mio padre a me. E questo chi è? Papà. Ebbene, signori, ne ho passate tante tra la finta nobiltà e la vera miseria. Ma adesso torno da dove sono venuto, cioè nella miseria non fa niente, basta che si sia divertita tutta questa bella gente. Grazie. Venite, Gemma. Vabbè, siamo andati troppo avanti. Ecco, Gemma purtroppo non è stata bene, adesso si sta riprendendo. Allora, ringrazio tutta la compagnia, parto da Peppino La Salandra, Rosa Carpia, Giuseppe Farina, Antonio Maffone,
Maria Grazia Fortunato, Brigida Cifaldi, Alessio Brancone, Michele Carchia, Pasquale Monaco, Angela Durante, Cristina Bellosguardo, Rosalina Di Palma e Felice Sebastiano. Bellezza mia! Bellezza mia! Miseria e nobiltà, vi ringrazio a tutti quanti. Dimmi, vai Pasquale, vai. No, dobbiamo ringraziare Aldo Brancone. Aldo Brancone. Che ci sopporta. E Pasquale. Ringraziamo lo splendido pubblico che ci ha accolto. Grazie a tutti. Grazie a voi.